Il ministro dell'economia Giovanni Tria conferma i pilastri della manovra. Il deficit nel 2019 resta programmato al 2,4 e il governo si è impegnato a non superare questo limite, garantisce il ministro nel corso di un'audizione alla Camera, ribadendo che il dialogo con la Commissione europea va avanti. Tria ha escluso una patrimoniale per aggiustare i conti. Sarebbe un suicidio, spiega. Interviene anche la Banca d'Italia, che critica il condono e avverte sul rischio spread. È già costato 1,5 miliardi in 6 mesi. Sono 585 le persone che godono di un dispositivo di protezione in Italia con l'impiego di oltre 2.000 uomini delle forze dell'ordine, una spesa eccessiva per il Ministero dell'Interno che intende ridurre anche i rischi a cui sono sottoposti gli agenti. Per questo il ministro Salvini ha dato il via ad un monitoraggio che sarà condotto caso per caso. Dei 585 scortati protetti dallo Stato, la maggior parte appartiene ai magistrati, 277, seguono i 69 politici, quindi 43 dirigenti d'impresa, 21 sono giornalisti. Il giorno dopo l'intesa raggiunta sulla prescrizione, Luigi Di Maio assicura: la tenuta del governo non è a rischio. Ospite della stampa estera, il vice premier avverte i dissidenti interni, accusando chi non ha votato il decreto sicurezza di ipocrisia per essere usciti dall'aula. I probiviri decideranno le sanzioni, promette, e alla vigilia della manifestazione di diverse sigle della società civile contro la proposta di legge sull'affido condiviso, il ministro assicura: così non va, la correggeremo. Il piano strutturale per fronteggiare il dissesto idrogeologico sarà pronto entro fine anno. Lo assicura il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che sottolinea che ora i fondi ci sono e vanno investiti, bisogna aprire i cantieri. Le misure convincono anche i presidenti di regioni. Abbiamo definito il quadro e tutti sanno di quante risorse possono disporre, aggiunge il ministro. Il governo sta realizzando molti dei punti del contratto di governo, non corre rischi. Lo spiega alla dire Stefano Patuanelli, capogruppo Movimento 5 Stelle al Senato, che bolla come normale dialettica la trattativa sulla prescrizione. È un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, ma anche la Lega è convinta, perché c'è sicurezza se c'è certezza della pena e c'è certezza della pena solo se il processo giunge a termine con l'espressione di un provvedimento della magistratura, termina il capogruppo Movimento 5 Stelle al Senato.